la fabbrica dei sogni dei fratelli Bonetti. Si passa 3D al bozzetto, dal bozzetto al modellino. È un teatro viaggiante. Infatti il titolo è Oro Bianco. E sul traffico legale del lavoro. Un calo di protesta al nostro. Ed ecco il terzo colpo di cannone. Da questo momento bando alla tristezza, viva l'allegria. Buon carnevale, via Reggio! La Fondazione Carnevale di Viareggio è lieta di annoverare Daniela Poggi nel club degli amici del Carnevale, madrina del Carnevale di Viareggio. Fratelli Bonetti, nipote, se nipoti, nipoti di quel Uberto. Viareggio dal 1870, sì, ciao. Perché il 96 vi guarderete. Come abbiamo promesso e previsto, stiamo seguendo questo 142esimo Carnevale di Viareggio da punti di vista privilegiati, dall'esterno, dall'alto, dal punto più alto dell'elefante. Beh, io Arlecchino, devo dire, Arlecchino assolutamente, ma sì, certo, perché siamo tutti un po' Arlecchino e quindi... Il carnevale sopravviva, mamma mia, ma viva. No, no, aspetta. Sennò è il contrario. Che il carnevale non sopravviva, ma viva. Il carnevale di Viareggio 2015 e quindi di conseguenza è qui, è proprio qui la festa.
Sì. Dove ci troviamo? Nella nostra capanna, nella fabbrica dei sogni dei fratelli Bonetti. Questo è il nostro carro di questa edizione 2015. È un elefante, diciamo il tema portante di quest'anno è contro tutto il bracconaggio. Infatti il titolo è Oro Bianco. Ci sono talmente tanti uccisioni di animali. Sul traffico legale del lavoro è impostato il carro. Solo per lo scopo di fare soldi, via. Serve anche a finanziare tutte le guerre interne poi dopo dell'Africa, quindi oltre allo sterminio degli animali c'è comunque la morte umana dietro tutto questo. Gli elefanti in 10 anni sono stati ridotti da 1,5 milioni di esemplari, siamo circa 700-800 mila esemplari. Uno vede un'immagine, una fotografia, una statuina, qualcosa che ti possa far venire in mente un'idea, da lì dopo crei il progetto. Si passa dall'idea al bozzetto, dal bozzetto al modellino. Loro ora in questo momento stanno cucendo della carta, del cartone su un'armatura in ferro che è stata, diciamo, creata con le varie dime. Tutto, diciamo, l'elefante, meno che la testa, è stata fatta in questa maniera. Cioè struttura in ferro, intelaiatura in ferro e carta modellata sopra. Ora, appunto, quando hanno finito si mettono lì con la colla di farina e impastano tutta questa carta. Questa è la testa dell'elefante, diciamo dalla parte retro. Ora ci verranno fatti i movimenti degli occhi, delle palpebre, delle orecchie. Ancora c'è solo una struttura, diciamo, di base. Qui ci sarà il movimento, questo è un movimento che è attaccato al pistone e farà sì che la testa si muova. A livello di pittura abbiamo scelto non il classico elefante di colore, cioè quel grigio che va sul marrone, ma abbiamo deciso di decorarlo perché esiste già un evento che viene fatto in diverse città del mondo che si chiama, mi sembra, Elephant Parade, dove tutti gli artisti pitturano un elefante. Costi, per quanto ci riguarda, escluso, diciamo, il nostro onorario, dipende, va da 80 a 90, 100 mila euro il costo della nostra costruzione. Le costruzioni hanno un loro costo, quindi naturalmente servono dei contributi. E ora ci danno un po' di meno, comunque sono attorno a 120 mila euro. Per fare una costruzione. Però se si fa conto che a me mi costa da 80 a 100 mila euro costruirlo, praticamente il guadagno è quasi nullo. E quindi naturalmente non è un appello, ma è, diciamo, bisogna cercare tutti di dare una mano affinché appunto queste manifestazioni non vanno decadendo. Tanto avere la passione è la prima cosa che è essenziale di questo lavoro qui, anche perché poi non è così ben retribuito alla fine, quindi sono tanti ore di lavoro, di sacrificio, si lavora al freddo, quindi la prima cosa è la passione. Escuchame, por favor.
con la coreografa, abbiamo anche i truccatori. Allora, lo spunto che comunque abbiamo preso dal carnevale di Rio, no? Abbiamo la mascherata che precede il carro, circa 80-90 persone. È un teatro viaggiante. L'abbiamo visto concepire. All'inizio era solo un'illuminazione, un'idea. Poi è diventato uno schizzo, un disegno, un bozzetto, un modellino di 50 centimetri, fino a prendere sempre più forma grazie a quintali e quintali di carta, di plastica, di ferro, fino a raggiungere un peso complessivo di 5 tonnellate e un costo di 100.000 euro. È l'oro bianco, il carro di prima categoria, quasi pronto per il primo corso mascherato. Infatti è la sera che precede l'inizio del carnevale e si stanno avendo gli ultimi ritocchi qui nella Fabbrica dei Sogni, la fucina dei fratelli Bonetti, i più famosi e storici carristi del carnevale di Viareggio, nipoti di quel pittore grafico viareggino Uberto Bonetti che ideò, creò e disegnò la maschera simbolo del carnevale di Viareggio, il burlamacco. L'oro bianco è il carro di protesta di questo carnevale 2015 e infatti vuole denunciare un grido di dolore che parte dall'Africa e arriva fino qui al carnevale di Viareggio. È l'orrore per la mattanza di decine di migliaia di elefanti brutalmente uccisi per l'avorio delle loro zanne. Ogni ora 4 elefanti vengono sacrificati in nome dell'oro bianco. In 10 anni 1,5 milioni di elefanti sono stati ridotti a circa 700-800 mila esemplari e il gigantesco elefante proprio al centro di questa costruzione, di questo carro, è il simbolo della lotta contro un business da $1 miliardo all'anno. Questo possente e maestoso carro, l'oro bianco dei fratelli Bonetti, vi dicevo, ha un'altezza di 16 metri, pesa 5 tonnellate, ma non è immobile, si muove. Le orecchie dell'elefante hanno un'apertura di 9 metri, la testa si alza, si alzerà anche sulle zampe posteriori e più di 200 maschere precederanno il carro e saranno anche sopra il carro. In pratica un teatro viaggiante che noi seguiremo dall'esterno, da sopra il carro e persino con una telecamera panoramica posizionata sul punto più alto dell'elefante. Ormai ci siamo, mancano pochi istanti all'avvio del 142esimo Carnevale di Viareggio. Dal 1873, da quando è nato, sono state programmate 400 sfilate e con il 2015 costruiti 776 carri di prima categoria, 480 di seconda, 867 mascherati in gruppo e 748 maschere isolate. Tutto grazie alle oltre 25 ditte artigiane con più di 1000 persone impegnate ogni anno nella creazione di questi meravigliosi teatri viaggianti, alti oltre 20 metri, larghi 12, che ospitano fino a 275 figuranti in maschera. Bando ai numeri, alle fredde cifre, perché ora arriva
il calore esplosivo del triplice colpo di cannone. Ecco il primo colpo di cannone! Che è il segnale inequivocabile che inizia il Carnevale di Viareggio 2015 e quindi di conseguenza è qui, è proprio qui la festa. Ed ecco il terzo colpo di cannone. Da questo momento bando alla tristezza, viva l'allegria! Buon Carnevale, Viareggio! Musicale. Giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade son deserte, deserte e silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va. È giunta mezzanotte, o quasi. Si spengono le luci tra poco e si spegne anche l'insegna di quell'ultimo hangar. La cittadella, questo complesso architettonico interamente dedicato alla creazione e conservazione del Carnevale di Viareggio, è deserta e silenziosa. Un ultimo carro cigolando se ne va. Cosa resta dopo la festa? Un papillon di seta blu s'avvicina lentamente con incedere elegante all'aspetto trasognato, malinconico ed assente. Morti d'un carro non sempre si vorrebbe. Se no, il carro non viene venduto, viene comunque demolito. Quindi diciamo l'80% delle costruzioni vengono poi demolite. Purtroppo sì. Bonne nuit, buonanotte. Resta dunque lo stupore, la meraviglia per l'impresa che 1000 uomini e una città intera ha saputo regalare nonostante la crisi, nonostante i tagli. Perché di sognare abbiamo bisogno, perché non dobbiamo dimenticarcelo che in fin dei conti siamo fatti della stessa sostanza dei sogni e siamo destinati a volare in alto. La Fondazione Carnevale di Viareggio è lieta di annoverare Daniela Poggi nel club degli amici del Carnevale, madrina del Carnevale di Viareggio. Beh sì, in effetti sì, no, sono molto felice, mi fa molto piacere. Ci potrebbe essere un paradosso, no? Tra il Carnevale che evoca l'evasione, l'interruzione di un tempo, di uno spazio ordinario, no? Per creare appunto la rottura delle regole e quindi anche proprio la fuoriuscita dall'impegno, con invece il tuo percorso che è segnato da anni di un coinvolgimento
nella ricerca di valori che non sono per niente effimeri. Ma guarda, secondo me non è un paradosso, ti spiego, perché il carnevale sì, va bene, è una festività che tra l'altro è l'ultima festività prima di entrare poi nella Quaresima, quindi ha anche una sua importanza. Tra l'altro il significato del carnevale è carnem, levare, no? Che quindi è levare la carne in attesa di un periodo, per entrare in un periodo di quaresima e quindi un periodo di astinenza e di digiuno, che per me significa anche un periodo di maggiore consapevolezza, di approfondimento, di ricerca di un'interiorità. Che, anche di fare spazio, di fare di fare vuoto, spazio, di prendere, no? Un tempo, esattamente, prendere un tempo per cominciare a guardarsi dentro, cominciare a riflettere, a pensare che c'è un mondo intorno a noi che noi dobbiamo assolutamente prendere in considerazione. E poi l'altra cosa che mi interessa dire è che il carnevale, quello che noi, che il pubblico vede, è semplicemente la sfilata dei carri, no? Quindi il lavoro già fatto, già svolto. Ma dietro quel carro c'è un lavoro di un anno e c'è il lavoro di tantissime, di centinaia e centinaia e centinaia di persone, se non migliaia di persone. Tra tutti i carri ce n'è uno che noi abbiamo scelto proprio di seguire dall'alfa all'omega, cioè dal concepimento fino all'esibizione, e quindi proprio per dare testimonianza di questo lavoro artigianale e artistico che c'è, imponente dietro, appunto, prima della sfilata dell'esibizione stessa. Ed è un carro che sono certo che non ti lascia indifferente, anzi forse anche il tuo preferito, l'oro, certo, bianco, no? Ma certo, perché quando io ho saputo che appunto al carnevale di Viareggio ci sarebbe stato un carro che rappresentava un enorme elefante contro il commercio dell'avorio e in rappresentanza di tutti gli animali del mondo e in difesa dei loro diritti, io ho detto no, vabbè, allora questa edizione assolutamente io devo esserci, perché insomma io sono una grandissima animalista, sempre in difesa dei diritti degli animali, e l'elefante per me rappresenta come dire, rappresenta veramente quella forza, quell'imponenza, quella certezza, no? E l'elefante ha questa, come dire, questa capacità di vivere, per esempio, la morte come un rituale importantissimo. Un elefante non potrebbe mai lasciare un suo compagno, la sua compagna, comunque un figlio, una moglie, chiunque si siano, senza sepoltura. Poi l'elefante, tra l'altro, è anche un animale che vive in branco, che difende tantissimo la sua famiglia, il suo branco, i suoi cuccioli, un nucleo, no? E trovo questa cosa devastante, il fatto che per comprare un piccolo oggetto in avorio debbano andare a distruggere, no? Un volto, a uccidere quell'animale che cade a terra e poi sventrarlo, no? Tutto questo per dire che dal carnevale si possono ricavare riflessioni tutt'altro che effimere, insomma. Assolutamente, assolutamente. Pensavo anche che il carnevale ha come obiettivo, specialmente quello di Viareggio, con questi carri, questa sfilata imponente, maestosa, a quella di suscitare la meraviglia, lo stupore, che è un dono che dobbiamo non solo cultivare, mantenere, non perdere mai, riscoprire se per caso si è perso per strada, perché è fondamentale, no? È vero, perché noi abbiamo perso la voglia di lasciarci andare, di vivere le emozioni.
la gente ha paura, si mette delle maschere, invece io credo che mantenere il bambino, la bambina che è in noi e che quindi in modo assolutamente onesto, pulito, senza rigurgiti di un passato o senza paura, si lascia andare all'emozione che vive e che la vive esattamente in quel momento. Quindi lasciamoci andare veramente all'emozione, allo stupore, alla meraviglia di questi carri meravigliosi e godiamoci questo momento importante di gioia. Sì, avrebbe potuto esserci la pioggia. Potrebbe piovere. E invece no, vedi. Ci mette mai per caso un fazzoletto, forse mugghieri, un portabucca e ovase, un frigio, e mangia una come se fosse parte della tua stessa persona. And my heart is set on you. You better shape up. Io dico addio. You better understand. My heart, I must be true. Oh, you're the one that I want. The one that I want. The one that I need. Carnevale sopravviva, mamma mia, ma viva. No, no, aspetta. Sennò è il contrario. Che il carnevale non sopravviva, ma viva. Che il teatro non sopravviva, ma viva. Thank you.